Professioni sociosanitarie. Incontro delle federazioni nazionali col ministro Schillaci. Ricetta elettronica. Sì alla proroga per il 2023. L'AFNOM CEO verso il 2023. Gli auguri del presidente Anelli e del presidente della CAO Iandolo. Un osservatorio nazionale con tutti gli stakeholder del sistema sanità, in grado di raccogliere le indicazioni di chi lavora in prima persona nel mondo della sanità per superare e migliorare le tante difficoltà presenti nel servizio sanitario. È questa la proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, scaturita a conclusione dell'incontro con le 10 federazioni nazionali delle professioni sociosanitarie, che rappresentano oltre 1,5 milioni di professionisti. Un osservatorio, è stato spiegato, dove società scientifiche, sindacati e federazioni possano trovare insieme le soluzioni ai problemi più urgenti del settore, a cominciare dalla scarsa attrattività dell'impegno professionale nel Servizio Sanitario Nazionale. Le federazioni delle professioni sanitarie hanno proposto all'attenzione del ministro altri temi, tra cui il superamento dell'esclusività del rapporto di impiego, che permetterebbe una disponibilità immediata di risorse umane e un recupero rapido delle prestazioni. Particolarmente soddisfatto del clima di costruttiva collaborazione, il presidente della AFNOM CEO Filippo Anelli, che ha apprezzato la disponibilità del ministro Schillaci ad approfondire insieme ai rappresentanti delle professioni. È stato un incontro cordiale quello tra i presidenti delle federazioni sociosanitarie italiane e il ministro Schillaci insieme ai suoi collaboratori. È stato il primo incontro in cui i rappresentanti di tutte le professioni sociosanitarie si sono incontrate con il loro ministro. A lui abbiamo posto una serie di questioni che riguardano tutte le nostre 31 professioni sanitarie. Innanzitutto il tema della carenza dei professionisti e in secondo luogo quello dell'attrattività del loro lavoro considerato, come dire, difficile in questo momento all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. È stato un incontro proficuo perché si sono delineati quelli che sono i problemi che affliggono la nostra professione, le difficoltà che lo Stato ha in questo momento a garantire una serie di risposte che tutti quanti noi avremmo voluto. Ci rendiamo conto ovviamente delle difficoltà che il nostro Stato affronta in questo momento da un punto di vista economico e avremmo voluto che 2 miliardi fossero in qualche maniera vincolati ai contratti da rinnovare per le nostre professioni sanitarie. Però abbiamo anche apprezzato lo sforzo del Ministro di creare una condizione, una prospettiva, perché in questo anno, che non sarà sicuramente semplice, il 2023, si possono creare le condizioni migliori per dare quelle risposte alle tante aspettative che i professionisti della salute attendono dal loro governo. Resta valida fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per i medici di inviare ai pazienti il promemoria della ricetta elettronica via mail o messaggio. La proroga su proposta del ministro Schillaci è stata approvata tempestivamente dal Consiglio dei Ministri prima della scadenza del 31 dicembre 2022, trasformando la precedente ordinanza legata all'emergenza Covid ormai superata in una norma di legge contenuta nel decreto mille proroghe. L'impegno è ora quello di rendere strutturale e definitiva entro il 2023 questa modalità di trasmissione della ricetta elettronica così utile sia ai medici che ai cittadini. Soddisfatto della soluzione, il presidente della AFNOM CEO Filippo Anelli, che ha ringraziato il ministro Schillaci per la rapidità dell'intervento. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga al 31 dicembre 2023 dell'invio delle ricette elettroniche da parte dei medici
di medicina generale attraverso gli strumenti informatici. Gli utenti, i cittadini potranno recarsi nelle farmacie, nelle strutture pubbliche a ritirare i farmaci o a effettuare le prestazioni utilizzando il loro smartphone su cui sarà presente la ricetta. È una ottima notizia. Ringrazio il ministro Schillaci per aversene fatto carico e aver con grande rapidità risolto questo problema che ha destato molta preoccupazione tra i medici e i cittadini. Ora avremo finalmente un anno di tempo per rendere strutturata questa norma e consentire così ai medici e ai cittadini di continuare ad ottenere una prestazione, un servizio che sicuramente ha avuto un grandissimo gradimento ed è risultato tra i migliori e i più efficienti sistemi del nostro servizio sanitario. Anche per la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la fine dell'anno è l'occasione per un bilancio dell'attività svolta e per la definizione dei programmi e degli obiettivi per il 2023. Obiettivi e programmi indicati negli auguri di buon anno ai medici e ai cittadini da parte del presidente della FNOMCEO Filippo Anelli e del presidente della Commissione Albo Odontoiatri Raffaele Iandolo. Auguri a tutti i medici italiani perché il 2023 sia foriero di novità positive, che sia un anno dove il Covid diventi endemico e non più pandemico e quindi si superino quelle difficoltà che in questi due anni come professione medica abbiamo dovuto affrontare con grande sacrificio. Auguri a tutti i cittadini, a tutti i malati, perché possano continuare a ritrovare nei medici i loro angeli custodi, coloro che li aiutano a superare le difficoltà, le sofferenze, coloro che si prendono cura della loro salute. Auguri alla professione medica, perché in questo 2023 possa ritrovare la strada di un nuovo codice di deontologia medica che sia il punto di riferimento per l'esercizio della professione e diventi il modo nuovo e moderno di potersi prendere cura dei nostri cittadini. Nell'avviarci alla fine dell'anno 2022, il TG Sanità mi dà l'occasione graditissima di inviare i miei auguri agli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e, se mi consentite, anche ai presidenti delle commissioni Albo Odontoiatri delle varie province italiane. Io vorrei concentrarmi su un augurio breve, ma come dire intenso, nel senso che l'augurio che faccio a tutti è di essere sempre più sostenuti anche da una tendenza che mi sembra, anche dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della crisi, alleggerisca certe pesanti conseguenze che abbiamo subito negli ultimi 2 o 3 anni, sia per la pandemia che per la questione della guerra. Questo credo che sia una tendenza che vada irrobustita nel corso del 2023 e vada coniugata con una correttezza dal punto di vista etico e deontologico nell'esercizio professionale. Quindi io suggerisco 2 chiavi di lettura di questo 2023 nel segno della tutela della libertà dell'odontoiatra di poter seguire un percorso diagnostico terapeutico il più corretto possibile dal punto di vista deontologico e quindi il più libero possibile, che sia coniugabile quindi con l'etica corretta e con la deontologia corretta. E per il paziente mi auguro che questo 2023 riesca a contenere quei criteri di libertà di scelta del dentista che possono in maniera incisiva, importante, essere la base per un corretto rapporto tra odontoiatra e paziente. Ecco, io l'augurio che faccio a tutti noi
e di salvaguardare gli aspetti soprattutto deontologici della nostra professione nel corso dell'anno che andremo ad affrontare.